In questo esatto momento ci troviamo a Campobasso in Molise, ma in questo video verrò ovunque in Italia, tutti i posti che mi avete consigliato, tutte le regioni dove non ho ancora fatto un video, tipo il Molise, la Basilicata, verrò ovunque, ma non andrò solamente nei posti in cui non sono stato, anche in città e in regioni dove sono già venuto, ma mi avete consigliato centinaia e centinaia di persone ogni ristorante, quindi cercheremo di visitare più ristoranti possibili. Uno youtuber normale probabilmente avrebbe fatto 20 video, uno per ogni città, uno per ogni regione. Io sono strano e quindi facciamo tutto in un video, o almeno due parti, facciamo parte 1 e parte 2, se no esce un video di un'ora e mezza. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per la prossima parte, lasciate un bel like per supportare e iniziamo questo tour in giro per l'Italia, partendo proprio da Molise, Campobasso. Ragazzi, siamo a Campobasso in Molise, scrivetemi dove mangiare non solo qui ma anche in tutta la regione, perché dobbiamo girare un pochino oggi e ci incontreremo, poi vi dirò dove saremo volta per volta. Ovviamente questo tour verrà fatto in contemporanea su YouTube ma anche in live su Instagram, mettendo le storie di ogni volta dove sto andando, voi mi consigliate dove mangiare e poi ci incontriamo nei ristoranti in giro d'Italia. È anche una scusa per incontrare tutti quanti. E importante, il motivo per cui sto facendo questo video è un segreto, non è semplicemente per un video su YouTube, ma non posso dirvi altro per ora. La situazione attuale è questa: ci hanno consigliato di andare a mangiare a Jolly Pasticceria Caffetteria, che dicono per la colazione è il posto dove si ritrovano tutti, vanno a fare colazione lì. Però non ci sono dolci e colazioni tipiche. Cioè, mi stavo consigliando tutti pane, capocollo e cacio cavallo a colazione. Ci sono dolci tipici? Ok, faccio un cazzo. Questo mi sembra la cosa più pesante al mondo. Scusa, ma il cacio cavallo? Dopo. A seconda colazione. Questo è il primo con faccio cavallo d'onda. È tipo, credo sia il babacchione. Molto buono. Non mi aspettavo. Pensavo fosse una crema, sapesse poco di cioccolata. Invece è veramente buono. Vai. Scusa. Io prenderei questa. Secondo me dentro c'è la lachide. Dici? C'è babà dentro, fate. Quindi è lui il vero babacchione. C'ha da sotto la lachide. Voi non mangiatelo così magari. Oddio. Wow, che bella scena. Maga. Davvero buono. 4-2. Quando io ho visto questo, ho pensato, questo è uno di quei dolci inutilmente pesanti. È così? No. È vero. Come la chiamate voi questa? È una sfogliatella gigante. La coda della costa. La coda della costa, sì. Per me. Oh mio Dio, ma che crema chantilly, guarda qua. Ha vinto. Si pensa la cosa più buona. Ha vinto. No, questo è più buono, però la crema è fantastica. E se non ti sporchi, non godi l'experience. No, veramente buono. Ma prova anche la crema. Questa è bella. Oh mio Dio. Tu VMAD che volevi solo quello con la crema te. Ma guarda, è proprio spesso. È bella questa. No, è Nutella veramente. Eh sì, si vedeva. È Nutella veramente. Cosa? C'è anche io di Nutella dentro. Molise inizia così, eh. Noi che viviamo a Milano e sono stato per non so quanti mesi in America, 11 euro per tutto quello che abbiamo preso. Ah, non 11 ogni cosa? Aggiornamento da Campobasso, ragazzi, è tutto chiuso. Cioè, letteralmente abbiamo trovato tutti i ristoranti chiusi, non riesco ad andare a fare un pranzo. Siamo fermati a parlare con non so quante persone. Vogliamo parlare della frase tipica, cioè c'è una frase tipica del Molise? Sì. Come noi dimo daje, wow. Lo dicono, che cazzo ci fai in Molise? È una frase tipica molisana. Ristorante miseria e nobiltà. Ci avete consigliato, non in tanti, una quindicina. Mi dicono che qualcosa di tipico ce l'ha, tipo gli involtini di mezza gratinata al cacio e al cavo di zucca, le pallotte cacio e ova, la zuppetta di fagioli della Paolina, sono tutte cose tipiche, quindi potrebbe essere anche interessante provarlo qui in Molise. Vai. Posto molto scicchettoso, anche l'ambiente, ci sono pochi tavoli, sembra molto chic, però i prezzi, vedo tra i primi e tra i secondi, sono tutti abbordabili. I prezzi sui 10-12 euro. Se l'ambiente è così, i piatti sono buoni, questi sono i prezzi, si pronuncia un buon ristorante. Ci ho portato un entrée di benvenuto, ricotta, fettine di pane e fettine di carne. In un ristorante tutta roba più o meno tipica. Questa qui è la zuppa di fagioli, dentro c'è anche il guanciale molto particolare con la verza. Queste qui sono le pallotte cacio e uova. Qui c'è la loro pizza in minestra che è fatta con le verdure sopra e sotto la pizza di mais fatta proprio qua vicino. Le pallotte una volta le prendevo pure a Roma, sono buonissime. Abbiamo le pizze in minestra. C'è odore di orto in questo tavolo. Assurdo come ormai i ristoranti un po' più altolocati stanno portando sempre più verdure. Buone. Anche per essere verdure. Questa zuppetta di fagioli. Vediamo. Buona. Questa qui è una pasta fatta da loro con vino e farina, senza l'utilizzo di acqua. Pesantina.
però ha un gusto diverso, ci sta. Pensavo fosse poca pasta, invece guarda qui. Sotto c'è qualcos'altro che non ci ha detto. Formaggio. Sto pettone di pasta, 11 euro, o 12, non mi ricordo. È buono, è buonissimo. In confronto agli antipasti che costavano uguale, a sapere la prossima volta probabilmente non avrei preso antipasti, avrei preso più primi e più secondi, che anche l'involtiore di vitello facevo con capocollo e caciocavallo. Costa 13 euro. Tipo l'antipasto. Vieni qua papà. Ma che belline, va. Arriva subito il sapore buonissimo. Mamma mia, hai visto? Bella botta, eh? La pasta è buonissima, è super particolare, buonissima. E questo può concludere il pranzo. Questo è mezzo pollo, come vedete, leggermente particolare. Viene risossato, mentre viene cotto sulla piastra, gli viene messa sopra una pietra refrattaria calda, quella che viene usata per fare la pizza nel forno di casa, che rimane calda, prende calore, ok. Questo è il trucco di questo pollo, ovviamente viene condito con varie spezie, eccetera, eccetera. C'è un buonissimo odore. Non c'è parità delle cose, perché sopra tutto è 10 euro, cioè primo e secondo 22 euro. Va benissimo, per antipasto era un po' costoso, ecco perché ho preso un altro piatto che sapevo che mi avrebbe stupito. A differenza del pollo allo spiedo, è che è bello, è una patatina croccante. Questa è dimostrazione che è una cottura particolare, un po' più ricercata, evolve dei piatti con ingrediente il pollo anche. Comunque alla fine, come ho detto, il conto è stato circa di 22 euro a testa. Se non avessimo preso gli antipasti sarei stato 10 volte più contento. I piccoli antipasti in confronto ai primi e secondi che spaccavano a quel prezzo. Un ristorante che sembra sciccoso, ma in realtà è un locale da pausa pranzo a quel prezzo. Comunque ho fatto le storie su Instagram e secondo me qua fuori è pieno di gente. Così è intuito. Ma stanno ancora a congelare? No, noi abbiamo aspettato solo un'ora e mezza un pollo. Grosso peccato che tutto quanto è chiuso e noi abbiamo poco tempo, dobbiamo andare anche in Basilicata, nelle altre città, nelle altre regioni, ma torneremo, siamo giovani, c'è sempre tempo per tornare in Molise. Ora andiamo a farci un giro con la macchina al castello, visitiamo la città e passiamo alla prossima. Diciamo che il tour in Valle d'Aosta inizia un po' bagnato, un po' di pioggerellina e un po' di nebbia. Stiamo arrivando ad Aosta, abbiamo già una lista di ristoranti, anche dei posti molto interessanti che ci hanno consigliato. Andiamo alla cieca. Oggi giornata dedicata alla Valle d'Aosta, ma noi il tempo non ci scoraggia, mangeremo lo stesso. Benvenuti sulla Valle d'Aosta. Qui si parla italiano o francese? Che cazzo ne so? Immagino italiano dalla bandiera lì. Stamattina ho fatto questa storia, 2 orette fa, 2 maggio ad Aosta, lo farò in ogni tappa delle città che faremo, quindi d'ora in poi ovunque andrò metterò la storia, il ristorante lo vado a mangiare. Ho visto che questo qui viene ripetuto un paio di volte, osteria Le Vacche Folle, tipica e particolare, e in 3 hanno scritto che è particolare, vediamo gli altri, anche Mister Napoli ha scritto Le Vacche Folle ad Aosta, è il ristorante più quotato fino adesso, mi ha fatto uno spoiler Andy, ho detto vai assolutamente qui. Questo è Otto Kliman. Vabbè, prossimo ristorante. E sai il bello? È che è un super alcolico, quindi sai chi lo berrà. Io non riesco a farmi shot di super alcolici, proprio è contro la mia natura ormai. Vabbè, magari avrò più caldo al ritorno. Comunque il mood è molto di montagna. Cioè mi ricordo quando andiamo a sciare e ci troviamo in posti così e mangiamo la polenta, crauti, facciamo una fonduta. Io bevo naturale e io mi gaso bevendo. Che figata. Già l'acqua è un'experience. Tutto. Tu da fuori non lo diresti mai, entri e sei catapultato in cima a shampoo look. Però qui la fonduta, così si fa guardare. Iniziano benissimo, da quanto piace il formaggio così. Salumi tipici. Se può dire comunque che non abbiamo apprezzato, non abbiamo leccato qui semplicemente per educazione, ma ci è mancato poco che Franco lo facesse. Questa qui è la valdostana, dovrebbe essere, non è una cotoletta, scusa, è una fetta di carne alla valdostana con formaggio e patate sopra. Così non l'ho mai provata. Qui abbiamo una carbonata di manzo al vino con polenta. Questa è la Valle d'Aosta. È una cotoletta panata con formaggio, senape e patate sopra, patate al forno. Poteva non essere buona, manca a provarci. Se ci provano a farla male, non ci riusciamo. Formaggio, però, c'è da dire che è molto forte. Cioè, te ne piace tanto il formaggio. Bella, anche la cotoletta molto buona. Brava. La sera per 100 diventa troppo più buona. Aveva la faccia di essere la cosa più buona del mondo ed è effettivamente una roba spaziale. Guarda come si fa: tocchetto di polenta. Guarda.
da fan della polenta e del manzo al vino, buono, eh. In un altro contesto gli avrei detto 8,5. Qui in confronto alla Valdostana è oscurata. Per carità, cazzo, io voglio dire, allora è ovviamente buona, ma non me la metti vicino alla Valdostana, perché è come se, cosa mi dici, metti un piatto e metti i broccoli dell'altra Nutella. Sono buoni i broccoli, però insomma. Possibile che secondo me non ti prenderanno a botte in testa. Se vuoi bere puoi farlo. Non voglio bere. Dove bene, andiamo. Andiamo. Direi classico posto da pausa pranzo. 55 euro in due, tutto completo. Non è malissimo, no? Molto, molto buono. Molto buono. A parte lo scam finale che intanto questa botta in testa, che un pochetto ci tenevo. Siamo in live qui per l'estate di Aosta, per cercare qualcuno che in questo momento ci porti da qualche parte, ragazzi. Sì, a parte tagliare la barba, che giuro lo faccio. Allora, dobbiamo già mangiare in osteria. Dove? Altro, le vacche folle. La vache folle, oui. La vache folle, sì. Ah, parlate francese qua? Sì, siamo bilingue. Ah, bilingue, ecco perché è tutto francese qua. La vache folle si mangia bene la carne, cos'è che volete mangiare? Qualcosa che sia un'altra osteria per cambiare. Abbiamo visto il panino, che faceva un panino valdostano. Sì, fa tipo anche i panini, quelli belli grossi. Sei tu Giovanni Foy? Sei noi! Sei lui! Grazie mille. Secondo ristorante ad Aosta, al panino. Vedo che la loro storia lo fanno solo prodotti valdostani, per lo più a chilometro zero, 100% made in Valle d'Aosta. Se vuoi qualcosa di un po' più particolare, vai sugli smoke. Questo qui è il Vidia, pane super super croccante. Insalata, carne, formaggio, senape, cipolle caramellate e pancetta. La caramella adesso nel miele, mi dà la carne fuori di testa. La tua carne sarebbe l'hamburger, ma no, comunque sta benissimo. I sapori perfetto, sicuramente perfetto. Arriviamo al boscaiolo. È uguale a quello di prima. La pancetta è diversa, non è la stessa, e c'è il toma, differenza. Non è l'unica differenza che trovo. I due best seller, a quanto pare persone odiano i due molto simili. Posso aggiungere che anche qui, come nello scorso ristorante, i sapori sono molto forti, cioè non so per tutti. Sì, il formaggio piace più buono, è più buono, diciamo. Cotto la carne, buono. Soprattutto non scontato. Sì, da fuori non vedi niente, da fuori non ti sembra un pasto così buono, però non è un ambiente da fast food, è un ambiente da borgheria. Un certo livello. Io aggiungerei che non è un panino che si è abituato a mangiare. Beh, qui è non è come al solito. Comunque, al panino, molto buono. Panini molto simili tra loro, ma sapore forte. Aosta ci ha fatto mangiare bene. Posso dire una cosa in più? Siamo stati anche un po' stupidi noi, perché i tavoli intorno avevano panini affumicati. C'è stata lei che ha portato sto panino, ha alzato la cloche e è uscito il fumo. Un odore buonissimo. Prossima volta ne proviamo altri. Sì. Appena arrivati in quel di Torino, non mangeremo al McDonald's, ovviamente. No, niente McDonald's. Sette persone ci hanno consigliato Wow Pizzeria. Poi mi sono andato a spizzare foto, sembra buono. Ho già messo una storia, oggi è un po' diversa. Ci vediamo qui, offro pizza a caso se c'è posto. Perché fuori c'è posto, ma si congela. Dentro mi sembra quasi pieno, ma un posto per noi ce l'hanno. Dunque, se viene qualcuno in pizzeria, oggi gli offriamo la pizza, a caso. Molto figo che mi fanno la pizza in bocca. È giovanile comunque, che è proprio giovanile come concept. Mi fanno la pizza a portafoglio, fanno pure la pizza a portafoglio. Che ci consigli? Assolutamente. Dovete prendere la Peccatore Capitale, la nostra cara crema. Va bene, quella la voglio classica, io una. Cioè, fai una bufala. Ma domanda velocissima, perché hai preso la pizza a portafoglio? Perché ne parlano tutti bene. La però stessa... manca forse un tuo video, mi pare. Lo sto facendo ora. Ah, fantastico. Siamo qui casualmente, l'abbiamo vista su Instagram. Dice se è buona. La sera è calda, sta buono. Testioni, aspetta. Buono impasto? Buono. Io ancora non ho provato niente. Valeva la pena di perdere il treno per questo. No! L'olio non è potentissimo, pomodoro. Già l'olio sale forte, il pomodoro ci sta. Ci sta. Ci sta, lievitata. Metto 24 ore se non sbaglio. Domanda veloce per te. Basilico, in cottura o dopo cottura? Io sono per il basilico prima della cottura. Anche io. Ok. Direttamente... c'è molto pomodoro e la bufala in cottura bagna, vedi? Bagna. Però il sapore è fantastico, di tutto, tutti i ingredienti sono buoni. Io mi sto godendo intanto questo odore di pecorino. Hai iniziato lo sguardo, era un po'
c'è il basilico crudo, si immagina il pomodoro che hanno bagnato molto la pizza. È tipo di però cazzo l'impasto è buono. Due le macchine ma molto più vicino del Napoli. Molto morbido. Napoli. Te l'ho già dato l'effetto wow. Che credo sia il motivo perché si chiama così. È morbidissimo. Forse troppo però. Non ti piace? Non l'avevo mai provato così. Davvero? Io sì, molte volte. Frank Napoli approva. Portici, che mamma ci tiene. Tiro un aneddoto, Frank, che tu non sai, forse vai. Non l'hai montato te quel video. Lo sai che io a Torino mangio la pizza con la carbonara più buona della mia vita. Ed era qui? A Torino, non qua. Da Teglia. Io qua ho paura di quello che stai per dire. Prendi i punti con il guanciale che è super croccante, buonissimo, però è molto formaggioso. E quasi l'uovo mi sembra cotto. Però il sapore dell'impasto mi fa impazzire. Allora, questi due ragazzi sono appena aggregati. Sei venuto a scoccare pizza? Dai, sedetevi. Lui in realtà ha ordinato la mystery box Okami e io l'ho portata. Io ho portato la mystery box in macchina. Allora gli porti, te lo offro io. Vai. Una margherita special. Vai. Una mamma in Pompei. E noi ci daranno gli sour. Va bene a voi, ho ordinato per voi. Ma voi che ve frega, anche gratis. Ma che cazzo ci frega. Allora, questa è la nostra reinterpretazione della margherita. Base pomodoro, provola affumicata, pancetta al pepe artigianale, fuori cottura, cuore di burrata, quindi stracciatella e basilico. Senti, oh madonna. Doia special, senti buona. Dividiamo una fetta a capoccia. Cos'è l'affumicato? A prova? Madonna, sei buona. Il freddo della stracciatella. Vero? Questo è quello un po' calabrese, diciamo. Intanto sta entrando gente, per non farla rimanere fuori, sta entrando tutte persone, stanno in bada al locale, mi sento molto colpissimo. Senza troppi fronzoli, molto più buona. Crema l'anduia messa fino alla fine, fino alla cornicione, quindi anche le nocce finali. Questa sembra incredibile. Questo è tartufo, prosciutto, nocciola. Questo è un odore spaziale. Quante pizze stai mangiando, Andrea? Siamo arrivati a 6. Abbiamo fatto due scelte di merda iniziali. È vero. Ho trovato l'effetto wow. 9 euro. Questa è la pizza che dovevo mangiare. È lei. Vai, effetto wow. Era la pizza che volevo dare all'inizio. Che cazzo hai da fare l'altro allora? Tu. A volte anche i migliori sbagliano. Una delle pizze più buone che ho mangiato in vita mia era Los Angeles con ragù. E mi ha detto che faccio mangiare quella con loro. Bel contrasto, freddo caldo, ragù super saporito. Questa io avrei fatta la mozzarella di bufala. Ma provate la mozzarella di bufala. La scioglievolezza che ti dà la ricotta con il ragù, a me piaceva parecchio come guarda, si ne trova la via di mezzo, spuma di bufala. Buona questa, ma quella là con duia e tartufo, la duia e tartufo, sei migliori. Ho detto il mio verbo, posso andare anche a casa. Tanto era facile, guarda che potete pure dire niente a casa, la pizza è buona, quindi va bene. Voice Express. Tieni Carlotta, questa è per te. Tu Carlotta, giusto? Io sì, grazie. Prego, tieni. Ma come l'ho impacchettato bene, ragazzi, ho preso la scatola della base. Tieni, giusto che li abbiamo, dai. Cappellino. Siamo in un solo posto qui a Torino, perché siamo arrivati tardi, siamo stati 3 ore là dentro con i ragazzi, abbiamo continuato a free pizza. È successo il pari, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo e è andato tutto macello. Comunque, pizzeria wow, c'è da rivedere alcune cose, sicuramente, ma mi ha lasciato quel senso di dire... Ok, l'impasto è buono, devono solo scegliere bene gli ingredienti, perché su alcune, bravi, su altre dobbiamo cambiare qualcosa. Secondo me la cosa è della mozzarella di bufala cotta che mi bagna tutto e lì mi perdi la bufala. Sì, in più dovrebbero imparare a consigliare le pizze. Non mi dite la carbonara così. Vabbè, però io ho detto, non mi dà la carbonara. E lui ha detto mai. Ho detto, fidati di noi. E io mi sono fidato, hai visto? Comunque, quella col tartufo, quella con l'anduia, no, buone di tutte. Quella è buonissima. Poi sarà la prossima città? Chi lo sa? E nuova tappa, dov'è che siamo? Modena. Siamo in quel di Modena, magari qualcuno di voi riconosce questi spazi. E il nostro ristorante di stasera è lì. Ehi. È stato il ristorante più difficile da scegliere tra la storia dei ristoranti di qualsiasi futuro. Qual è il modus operandi di questo format? Primo step, mettere una storia su Instagram. Ok, abbiamo messo una storia in cui stavamo andando a Modena per cercare dove mangiare. Apro le risposte alle domande. Ne guardo, regà. Un bel
bel po'. Quelle che vengono ripetute poi più volte, vado a vedere recensioni, quello che hanno dentro, se c'è qualcosa di tipico, se c'è qualcosa di particolare per un video. Tipo 10 ristoranti sono stati ripetuti all'infinito e a Modena sembra tutto buono. Tu lo sai, la cucina emiliana è una delle migliori in Italia, la considerano una delle più buone al mondo. Tra tutti quelli che ci hanno scritto, mi hanno consigliato tre. C'è la Trattoria Aldina, che non si poteva prenotare, ho paura di arrivare lì e trovarla pienissima. Un altro che abbiamo chiamato ed è strapieno, Trattoria Il Fantino. Però la terza, che dovrebbe essere questo, come si chiama? Che c'è bellissimo questo scritto qua. Scusate, siamo al completo. No, non è vero mai. No, era Zemian, piccola osteria, no, era questo. E mo? Si sono fatta pure a piedi noi. Anche se sono pieni, proviamo Trattoria Il Fantino. Proviamo, dai. Tanto 5 minuti a piedi, dai. Dov'è? E fu così che la nostra camminata di 20 minuti si trasforma in un'ora di camminata. Io mi ricordo queste stadie di Modena. Me le ricordo. Io qui sono uscito con una ragazza molto prima di YouTube. Però niente, l'aneddoto è che ci sono già stato a Modena. Sono qui, in questa vietta. Qui ci sono passato. Fantino. Dai, non sembra pieno. Infatti non sembra niente pieno. Bene. Pieno anche lui. Dai, si va verso la terza. Altri 6 minuti a piedi. Il navigatore dice qua, ma tu qui non vedi niente perché il ristorante è là. Scala? Stasera si bagna, eh. Ci siamo diretti dal Lupo d'Oro, che è un altro di quelli che volevamo visitare noi. Sì, ok, sto arrivando. Questo è un plot twist esagerato. Questo è un plot twist. Stavamo entrando, mi hanno detto subito è pieno. Nello stesso istante mi chiama il ristorante di poco fa Aldina dicendomi c'è posto per tre, siedi per un tavolo. Stiamo volando. Sono la faccia della delusione. Siamo venuti qua, però non ci sono né gnocchi né tigelle. Abbiamo preso un tris classico emiliano, tagliatelle al ragù, lasagne verdi classiche e tortellini in brodo. Ora ce li dividiamo tutti e tre e vediamo come sono. Vabbè, facciamo insieme questo assaggio. Io assaggio la tagliatella e la lasagna. Abbiamo messo davanti a Frank i tortellini in brodo, a lui non piacciono. Non la migliore lasagna della mia vita, ma buona. Come sono le tagliatelle? Stessa cosa che hai detto te. Ma buono, ma niente di che non hai mai provato a casa tua. Passiamo al prossimo piatto. Vai, assaggiamo le tagliatelle. Sono buone. Così concludiamo la degustazione dei primi. Io assaggio la lasagna. Per me i tortellini è un no. No? No. Perché? Proprio un no. Tu lo sai quanto piace i tortellini? Sì. Sincero, le tagliatelle sono buonissime, la lasagna è comunque una buona lasagna. I tortellini sento che gli manca qualcosa. Sento che non sono potuti mangiare Bologna, Casalecchio di Reno, ma più buoni. Però dico una cosa, questo piatto di tortellini, che alla fine mi sono mangiato da solo perché loro non lo volevano, devo dire che andando avanti diventano molto molto più buoni, ai livelli delle tagliatelle. Comunque possiamo dire che questo posto è il preferito dai modenesi. Scelta perfetta di ristorante a Modena, spacchi, ottima scelta. Tanta roba giovane ci sono andato quando ero in vacanza a Modena, devastante e bella scelta. Le persone lo apprezzano tanto, devo dire che comunque non era male. A parte la lasagna e gli altri due piatti erano molto buoni. Manco la lasagna era così male, dai. Cioè, la tua lasagna è troppo buona, amore. Polpette di baccalà fritte. Buone? Bravo. Queste sono molto buone. Ma sono buone. Anche se sono fritte, sembrano leggere. Vero? Vero? Ricorda Natale, perché mia nonna le faceva sempre. Buona, è quella. Sua maestà scamorza, ragazzi. Questo è troppo buono. Guarda qua. Superiore. 20 euro a testa, facili facili, abbiamo mangiato. E ora andiamo direttamente a un altro posto in cui mangiare, in cui fanno tipo un fast food di tigelle, giusto per fare un post cena, per provare qualcosa di diverso. Io ho detto che volevo queste tigelle. E che cacchio. Siamo nella parte con la movida qui di Modena. E qui c'è un locale che fa street food emiliano, quindi tigelle con dentro gli affettati, i formaggi. Li proviamo, sono molto curioso. Qual è il mio ristorante qua? Togliendo la francescana. Togliendo la francescana, sì. Oh, Aldina si mangia bene, che ho visto che andare. Aldina, ho visto che Aldina si mangia bene. Sì. Secondo me abbiamo trovato un giorno sbagliato per la lasagna. Hai pisato troppo bene, questa è la verità. Questa qui è con crudo, bufala e crema di tartufo. Che buona tigella. Anche io vorrei assaggiare. Mamma mia, buona. Non so che ti piacciono i piadini, anche a me, ma questo è troppo buono. La tigella è proprio speciale. Cioè così non l'ho mai mangiata, così ripiena, è proprio troppo buona. È molto simile alla piadina, ma senti la consistenza, quanto
crunchy. È crunchy, ma allo stesso tempo morbida al centro. Sta cremina al tartufo, manca invasiva, è leggerissima, buona. Io riassaggio la parte del tartufo perché non l'ho preso prima. Questa era la modenese, vecchia Modena. Pancetta, grana e aceto balsamico. Ma è... sai perché è buono? Ne ho mangiati due a caso, completamente preso a caso, sono entrambe buone allo stesso modo. Questa invece ha? Questa era quella con prosciutto, rucola e stracchino. Mamma mia, che buona. Mamma mia, che poi buone. L'aceto dà quel senso di un po' dolcezza, è devastante, buonissimo. Quello stracchino vinci facile. La tigella ti dà questo contrasto tra il morbido e il croccante, mi fa impazzire. Ce l'hanno consigliato i ragazzi, stanno rimandando là dietro, vero? Sì. Ci hanno detto dovete andare lì a provarla. Hanno detto che conoscendomi l'avrei apprezzata più di un ristorante. E quanto più buono. Però con l'aceto balsamico è assolutamente più buono. Crescenteria Orma, complimenti davvero. Vai. Come si chiamano quelle che abbiamo mangiato qua? Crescentine, crescentine. Lì è scritto crescenteria, sono crescentine. Anche io ho letto crescenteria, però per me quelle erano tigelle. Tigelle, tigelle. Allora, tigelle. Reggio Emilia. Esatto. Quindi Reggio Emilia sono tigelle. Esatto. Tigelle. Assolutamente crescentine. Tigelle è una pietra dentro cui le vanno a cuocere. Lo dicono che sono tigelle, devo dire. No, sono crescentine, tigelle sono pietre. Si chiama crescentino. Non tigella. La tigella è lo strumento con cui cuoce la crescentina. La tigella è lo strumento con cui cuoce la crescentina e Frank metterà l'immagine qui, qua di fianco. Grazie mille. Siamo arrivati solamente a metà di questo fantastico tour in giro per l'Italia in cui col prossimo episodio, che sarà molto più lungo, non perdetevelo, anche perché nel prossimo episodio vi dirò il motivo per cui stiamo facendo questo viaggio ed è qualcosa che molti di voi hanno già scoperto, l'hanno già commentato, lo capirete nel prossimo video. Se qualcuno di voi già se l'aspetta potete anche scriverlo qua sotto nei commenti. Ah, e comunque con questo video e il prossimo avrò finalmente mangiato in tutte le regioni d'Italia e avrò fatto un video in ogni regione d'Italia. Questa cosa è una bella soddisfazione personale, ci ho messo 5 anni ma ce l'abbiamo fatta. Non perdetevi il prossimo video e perché no, dato che dobbiamo fare altri tour, commentatemi con i posti che mi sono perso in questi anni.